Cultura e politica dell'Unione Europea all'Aurum di Pescara, dove si è svolto l'Open Day dell'Ufficio Europa Area Metropolitana, che ha visto protagonisti gli studenti delle scuole superiori di Pescara, le associazioni e l'ITS Moda, con la sfilata dedicata all'economia circolare. Abiti eleganti e da sposa realizzati con materiali riciclati, in particolare utilizzando le trapunte della tradizione abruzzese di Taranta Peligna. Un evento dedicato alla diffusione della cultura europea, alla presentazione delle politiche dell'Unione e all'assistenza per poter partecipare ai vari bandi. Un'opportunità per le scuole e le associazioni del territorio di scoprire progetti e iniziative che rispondono a obiettivi come l'inclusione sociale, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo delle competenze dei giovani. Interessante anche il progetto Artemide, dedicato all'inclusione sociale e all'intelligenza emotiva, con laboratori sul mondo social e la web TV. Il liceo Misticoni Bellisario ha illustrato iniziative promosse per sensibilizzare ai temi della pace e dell'inclusione attraverso l'arte figurativa, la danza e la musica. L'associazione Settimo Senso, che si occupa di cinematografia con un festival dedicato ai cortometraggi, ha ricordato il lavoro dei ragazzi nello sviluppo delle competenze digitali. È stato presentato un corto interamente realizzato con l'intelligenza artificiale dal titolo La vita in un ombrello, dedicato all'Orsa Marena. Da cornice all'evento l'esibizione dell'orchestra giovanile del campus città di Pescara, diretto dal maestro Rocco Masci, con l'esecuzione dell'inno europeo e di colonne sonore di film. Durante la giornata i consulenti dell'Ufficio Europa Area Metropolitana sono stati a disposizione per fornire informazioni dettagliate sul funzionamento dello sportello informativo e per alimentare la rete di collaborazioni in vista dei nuovi bandi europei. L'evento rientra nel piano degli incontri pianificati da Salvatore Di Pino, consigliere delegato alle politiche europee del Comune di Pescara. I lavori sono stati introdotti da Fabio Petricca, consulente ai progetti europei dell'UEAM, Daniela Renisi, assessore al turismo e delegata alle politiche europee del Comune di Montesilvano, e Roberto Bartoli, consigliere delegato alle politiche europee del Comune di Spoltore.